È passato un po' di tempo ormai dall'ultimo video che ho fatto su Deadpool e sulla raccolta panini di figurine card a lui dedicata. Tutto questo perché ultimamente i tempi di spedizione dei panini sembrano essere biblici e quindi ho dovuto aspettare un bel po' per ricevere lo starter pack che non ero riuscito a recuperare a Lucca perché ancora non era stato distribuito e due Eco Blister. Quindi ragazzi, in questo video andremo a vedere appunto l'unboxing insieme dello starter pack di questi due Eco Blister per andare alla caccia delle card limited edition e cercherò di darvi un po' di informazioni su questa raccolta che sono riuscito a reperire in questi giorni, non da Panini, perché sarebbe un'impresa impossibile, ma proprio da molti di voi iscritti. E purtroppo, ragazzi, ho anche una brutta notizia da darvi. Ed ecco qui tutta la mercanzia, i due Eco Blister, lo starter pack, poi il raccoglitore con le carte e album già aperto. Cominciamo dall'Eco Blister, ricordo il costo di 5 € con 5 bustine, 3 card in limited edition, quindi l'album è praticamente regalato. Un ripasso di quello che è la collezione, 192 figurine, album di 48 pagine e 50 carte. Allora, apriamolo subito, poi man mano ragazzi che mentre facciamo l'unboxing vi vado a spiegare un pochino di cose, perché da quando ho iniziato la raccolta, grazie specialmente a voi, come dicevo nell'introduzione, sono riuscito a capire diverse informazioni su questa collezione. Allora, l'album, ragazzi, non lo sfoglierò, dovrò giusto vi farò vedere giusto molto velocemente qualche pagina, perché l'ho già fatto nel primo episodio di questa serie, che vi invito a recuperare perché lo guardo un po' più in modo approfondito e quindi vi potrebbe essere utile. Solite figurine in regalo, fumetto alla fine e un altro poster qui al centro, come al solito per Panini nell'ultimo periodo almeno, quindi con delle figurine speciali, ce ne sono alcune sagomate e poi in regalo, grande regalone, questa la scatolina per tenere le card. Secondo me abbastanza inutile. Lo mettiamo via perché il mio album ufficiale è questo qui sotto. Allora, andiamo a vedere subito le carte in edizione limitata in mezzo ai 5 pacchetti e poi i pacchetti li apriamo tutti insieme alla fine. Allora, le card intanto sono queste. Wilty Map for Food, bellina. Abbiamo già visto la prima in uno degli episodi precedenti, qui con Deadpool e il braccio di Cable che gli fa il bagno e qui in veste da Thor. Le carte non limited edition non sono nulla di che, un frame, cioè un'immagine di Deadpool stampata su uno sfondo rosso leggermente olografico e questo contorno un po' da lavoro in corso con la banda gialla e nera. Ok, carine, nulla di particolare. E qui la prima informazione che voglio darvi. Di solito, intanto vi apro lo starter pack, scusate, l'Eco Blister, uno dei due. Di solito Panini per queste collezioni fa all'incirca 5 carte. Ho capito, devo usare le forbici. Fa 5 carte in edizione limitata. In questo caso, invece, mi ha detto un ragazzo, e poi mi sono anche informato io, dovrebbero essere 6. Così. Completamente a caso e Panini ovviamente non ha dato nessuna informazione in questo senso. Intanto questa è la card in edizione limitata che ho trovato dentro questo Eco Blister, bellissima con il piccolo Sabertooth. Ok, quindi già sono, appunto ragazzi, per fare il quadro della situazione, 1, 2, 3, 4 e poi l'altra volta in uno dei primi episodi, non ricordo se il primo o il secondo, avevamo trovato questa di Deadpool sulla tazza. Vediamo poi se in quest'altro Eco Blister siamo fortunati così da completare a questo punto la collezione limited edition. Questi Eco Blister li odio. Vediamo un po'. E no, purtroppo siamo sfortunati. Quindi ecco la doppia. Quindi mi manca ancora, raga, una carta in edizione limitata. Ora, mentre andiamo a sbustare un po' di pacchetti, vi dico quella che è la brutta notizia, secondo me. Ultimamente tanti di voi nei commenti, e vi ringrazio per questo perché siete stati in tanti a commentare e soprattutto mi avete dato voi stessi tante informazioni, come dicevo in precedenza, mi hanno detto appunto che mi hanno chiesto dell'album cartonato.
In più occasioni, ragazzi, ho detto che a me è stato assicurato, per modo di dire, al Lucca Comics and Games del 2024 da un dipendente di Panini, mi è stato detto che l'album cartonato sarebbe stata un'esclusiva, molto bella intanto questa figurina, un'esclusiva del sito, che quindi loro non ce l'avevano disponibile e che sarebbe stato disponibile sul sito di lì a breve, di lì a qualche giorno. Nel frattempo sono usciti appunto lo starter pack, che nei primi giorni non c'era, i box e tutto il resto, ed ecco perché appunto ho potuto recuperarli, non ho potuto portarli nei primi video. Oh, spettacolo questa figurina! Non ho potuto portarli nei primi video. Innanzitutto complimenti Panini sempre per l'ordine casuale delle figurine. E non ho potuto portarli nei primi video proprio perché non mi erano ancora arrivati. Ormai è passata più di una settimana da Lucca Comics e quindi finalmente sono a disposizione. Poi c'è stato ultimamente c'è stato anche uno sciopero dei corrieri, quindi insomma c'è stato un po' di casino, per cui sono leggermente in ritardo con lo starter pack per quanto riguarda Deadpool. Insomma, ragazzi, secondo me io vi posso dire che per l'album cartonato, ahimè e ai tutti, non c'è speranza. Secondo me non avrebbe nemmeno più senso farlo uscire adesso. Tant'è che io ho attaccato, ho deciso alla fine, dopo averci pensato tantissimo, ho deciso di attaccare le figurine che per il momento avevo tenuto in un mucchietto separato, ma ho deciso di attaccarle perché mi sono un po' rassegnato a questa cosa del cartonato. Io colleziono solo ed esclusivamente cartonati, però visto che quest'album comunque l'avrei dovuto prendere per farci dei contenuti, ho detto va bene, le figurine le attacco quando arriva il cartonato. Purtroppo ad oggi ancora niente cartonato ed è passato diverso tempo. Io ovviamente anche per questioni di contenuti, per potervi portare la collezione completa nel più breve tempo possibile, ragazzi, le figurine devo attaccarle. Io non so, non voglio farvi perdere le speranze, perché magari molti di voi, appunto, come vi dicevo nei commenti, mi hanno fatto notare quanto ci tengano. Quindi magari se state facendo la collezione, io faccio da cavia, quindi io le attacco le figurine. Se volete vedere la collezione completa, spero di completarla nel più breve tempo possibile, in modo da fantastici intanto loro, in modo da farvela vedere completa e voi magari aspettate un pochino per attaccarle se volete aspettare il cartonato. Ma vi dico che secondo me, ragazzi, ormai non arriva più, perché mi sembrerebbe troppo strano, cioè farebbe veramente incazzare troppa gente, cioè tutti coloro appunto che hanno preso l'album e hanno attaccato le figurine. E qui un'altra volta avanti e dietro, su e giù con queste figurine. E tutti quelli che hanno attaccato già le figurine, tipo me, se io uscisse il cartonato adesso sarebbe veramente una mossa troppo troppo squallida da Panini, quindi non lo so. Da una parte ci spero ancora, da un'altra mi sono un po' rassegnato, motivo per cui appunto per potervi portare, molto bella questa, per potervi portare la collezione completa, almeno facendovi vedere le figurine attaccate all'album, mi sembrava una cosa giusta iniziare ad attaccarle, anche perché sono parecchie, sono 192 e quindi non ho tutto questo tempo per attaccare le figurine, quindi nei ritagli di tempo ho cominciato ad attaccarle. Quindi raga, insomma, mi dispiace se vi sto dando questa notizia, in realtà non è nulla di confermato, quindi prendete quello che vi dico con le pinze. Però ecco, ragionandoci un po' su, secondo me appunto sarebbe veramente una cosa di cattivo gusto far uscire adesso, a distanza di praticamente 15 giorni dal Lucca Comics, dall'uscita della raccolta, l'album cartonato, visto che di solito il cartonato esce in corrispondenza con l'uscita di tutta la raccolta. Ci può stare magari per ritardi vari che esca magari 2, 3, 5 giorni dopo, una settimana dopo, ma adesso sembra che sia passato un po' troppo tempo. Poi, raga, vi dico, io faccio da cavia, se volete, voi aspettate ad attaccare le figurine, voi che volete l'album cartonato e niente, e poi se arriva sarò molto felice per voi. Questa addirittura l'hanno messa al contrario e questa, secondo
Secondo me, tra l'altro, è una delle più belle carte di questa raccolta. Per le carte, raga, io già l'altra volta ne avevo trovate diverse. Ora, questo intanto è l'ultimo pacchetto. Anche qui, figurine messe completamente random. Ok. E quindi dovrei essere a buon punto con la collezione. Anche questa molto molto bella. E quindi raga, niente. Allora, per le carte in edizione limitata abbiamo detto ce ne sono 4 più quella che è già nel raccoglitore 5, a detta di molti di voi, quindi sono 6 e così dovrebbe essere, quindi me ne manca una. Intanto questa è doppia. Per le figurine invece vi dico, sono a buon punto, adesso ne parliamo nelle considerazioni finali. Eccomi di nuovo qui ragazzi, e anche oggi con Deadpool è tutto. Fatemi sapere che cosa pensate della storia del cartonato. Vi ripeto, non è nulla di ufficiale, ragazzi, ma sono solo mie considerazioni in base alla mia esperienza passata. Poi si sa, Panini, così come tantissime altre aziende, è imprevedibile e quindi potrebbe anche farlo uscire. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e che intenzioni avete voi per la vostra collezione. Io vi ripeto, se volete aspettate un pochino, vi faccio vedere io la collezione completa, le attacco io le figurine e poi così potete stare tranquilli e non rischierete insomma di aver buttato via dei soldi. Poi ragazzi, se effettivamente sono 6 le carte in edizione limitata, fatemi sapere se magari qualcuno di voi ha la sesta, quella che mi manca. Così magari doppiona, così magari possiamo scambiarcela, me la potete inviare e io, se vi fa piacere, magari vi posso nominare nel video e vi posso, insomma, ringraziare pubblicamente. Quindi, anzi, fatemi sapere anche qual è la sesta carta, perché io non ho visto nulla per adesso, ho solo saputo che sono sei, molto probabilmente, però non ho visto effettivamente quali siano le sei carte, quindi sono totalmente in blind. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Solita raccomandazione di mettere mi piace al video, iscrivervi se non l'avete fatto e di continuare a seguire i contenuti che arriveranno. Farò un altro video su Deadpool e poi basta, poi solo collezione completa. Andrò ad unboxare un altro box da 24 pacchetti, così probabilmente avremo praticamente finito la collezione o mancherà davvero qualche carta qua e là o qualche figurina, ma mancherà veramente pochissimo. Detto questo ragazzi, io vi saluto, grazie per essere arrivati fin qui e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!